Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ad maiorem Dei gloriam. Cari ragazzi, riprendiamo un po' il nostro discorso sulla evoluzione della dottrina trinitaria a cavallo tra primo e secondo millennio. Siamo nel contesto della nostra undicesima lezione, secondo il titolo che trovate in testa allo schema. Ecco, abbiamo già considerato nella registrazione precedente la disputa intorno al filioque, che già nella seconda metà del primo millennio comincia gradualmente a scavare un fossato tra Oriente e Occidente e si trova ad essere in cima, alla fine, alle ragioni che determinano il grande scisma, lo scisma d'Oriente nel 1054. Dunque, paradossalmente, il tema dello Spirito Santo, principio di unità nella Trinità, si trova ad essere argomento profondamente divisivo tra Oriente e Occidente, al punto di essere tra le cause principali e fondamentali scatenanti dello scisma, benché, come abbiamo detto, questa causa, pure sbandierata come fondamentale, è a suo modo pretestuosa, perché dietro le ragioni teologiche si celano in realtà ragioni politiche, ragioni di supremazia, di primato e quant'altro, in cui l'autorità del Papa da una parte, del Patriarca di Costantinopoli, si intreccia inseparabilmente con le ingerenze, le aspettative, le pretese dei rispettivi sovrani, imperatori d'Oriente ed Occidente. Questo l'abbiamo l'altra volta un po' considerato, appunto, concludendo la nostra trattazione con l'episodio dello scisma stesso, quindi nel 1054, laddove da una parte il patriarca Michele Cerularium e dall'altra parte il legato papale Umberto di Silva Candida si scambiano reciprocamente una scomunica e tra le ragioni della scomunica appunto compare in testa il filioque, ma anche molte altre che riguardano altre dottrine o altri aspetti disciplinari differenti fra Oriente e Occidente. Ecco, andando un pochino avanti nel nostro schema, vogliamo allora considerare altre figure interessanti, soprattutto concentrando la nostra attenzione per ragioni di spazio, inevitabilmente, sull'Occidente e in modo particolare sulla teologia scolastica e su alcuni concili medievali della Chiesa d'Occidente. Prima però di addentrarci nel pensiero del più grande dei teologi scolastici, cioè Tommaso d'Aquino, non possiamo non considerare uno dei grandi esponenti della scuola vittorina, la scuola cioè legata all'abbazia di San Vittore, e questi è Riccardo, quindi consideriamo anzitutto Riccardo di San Vittore, che muore intorno al 1175 e che dunque opera all'interno del XII secolo. Egli prosegue la pista agostiniana dell'analogia caritatis. Ci ricordiamo ciò che abbiamo visto quando abbiamo considerato, sia pur succintamente e forse anche in maniera imprecisa, in qualche caso, il pensiero di Agostino. Abbiamo detto che laddove si interroga sulle analogie Trinitatis, il maestro, il vescovo di Ippona, percorre dapprima la via dell'analogia caritatis, dell'analogia agapica, rintracciando cioè un'analogia del mistero trinitario nella fenomenologia dell'amore interpersonale, e poi, in seconda battuta, più ampiamente, più coraggiosamente, Agostino percorre la via della cosiddetta analogia psicologica, cioè dell'analogia tra la mente umana e il mistero divino e il mistero trinitario.
Potremmo dire, volendo molto semplificare, un pochino anche fondandoci sulla sintesi proposta da Piero Coda, che per un verso Riccardo di San Vittore prosegue Agostino, segue la pista tracciata da Agostino nella via dell'analogia Caritatis, mentre Tommaso prosegue il discorso di Agostino, segue la pista tracciata da Agostino nella linea dell'analogia psicologica. Dunque potremmo vedere che entrambi questi filoni continuano a prevalere nella teologia medievale e anche in quella moderna fino al giorno d'oggi, con questa accortezza però, come Piero Coda ben sottolinea, che l'analogia dell'amore, pur non scomparendo mai del tutto, resta però sempre un percorso secondario, mentre grande attenzione riceve l'analogia psicologica, che del resto, lo sappiamo ormai, lo stesso Agostino ha sviluppato con maggiore ampiezza e maggiore audacia, potremmo dire. Ecco, anzitutto dunque Riccardo di San Vittore, che rappresenta forse l'esponente principale nel corso del Medioevo di questo indirizzo alternativo, secondario o minoritario, destinato poi a esplodere nel Novecento, l'indirizzo, la pista, la strada dell'analogia agapica. Ecco, secondo Riccardo, bisogna interrogarsi su quelle che sono le rationes necessarie della dottrina trinitaria. Proprio questa è la domanda da cui trae avvio il suo trattato sulla Trinità, appunto intitolato De Trinitate, come si chiamava già il trattato di Agostino. Quindi il punto di partenza è questo, è un interrogativo proprio fondato sulla ratio, sulla raziocinio, sulla ragione. Perché è necessario che Dio sia trino? La ragione umana può individuare una motivazione che giustifichi la Trinità o la Trinitarietà di Dio? Che ragione c'è? Perché Dio è perché Dio deve essere necessariamente trino? Che ragione c'è? Per rispondere a questa domanda, appunto, Riccardo si rivolge al mistero dell'amore, alla fenomenologia, cioè l'esperienza umana interpersonale dell'amore, osservando che l'amore non può mai attuarsi in un soggetto solitario. L'amore ha bisogno sempre di una pluralità di soggetti, del resto questo non richiede una grande intelligenza, la nostra esperienza concreta. L'amore è una relazione e la relazione in quanto tale, come la relazione di parentela piuttosto che di amicizia, richiede sempre una pluralità di soggetti, non si può attuare nel soggetto singolarmente considerato. Ecco, l'amore richiede sempre almeno due soggetti, dice Riccardo, uno che ami e uno che riceva l'amore, dunque che sia in grado di ricevere l'amore e che lo possa a sua volta ricambiare. Interessante questa idea del secondo soggetto come colui che è degno di ricevere l'amore e di ricambiarlo, perché l'amore si realizza tra simili. Non c'è amore tra l'uomo e la pietra, perché la pietra non può ricevere l'amore, non può comprendere il dono dell'amore che le viene fatto né ricambiarlo. L'amore richiede dunque un soggetto simile, di fronte a sé, un interlocutore che possa accogliere il dono dell'amore e possibilmente ricambiarlo, restituirlo, rioffrirlo. Ecco, così, dice Riccardo, avviene in Dio, e allora si dimostra vera l'affermazione della prima Ioannis, e gli dice, secondo cui Dio è amore. Dio è amore, afferma Riccardo, perché in Dio c'è un soggetto che ama il Padre, e un soggetto che riceve l'amore, è degno di questo amore ed è capace di ricambiarlo, il Figlio, che per questo è indicato nella Trinità come il Condignus, il Condignus. Ora però, ragiona ancora Riccardo, ecco, non basta per realizzare l'amore che esistano due soggetti. L'amore non può realizzarsi in una dualità, in una binità di soggetti.
nella nostra esperienza umana noi conosciamo effettivamente esperienze, realtà d'amore fra due, a due soggetti. Dice Riccardo, l'amore bino, l'amore tra due, è vero, ma non ancora perfetto. È un amore reale, ma non ancora completo, non ancora compiuto. Perché l'amore sia perfetto, è necessario che i due, che la coppia, si schiudano al di fuori di sé. Perché l'amore vero e perfetto non è mai esclusivo. Il vertice della carità è volere che un altro sia amato come lo siamo noi stessi. Dunque l'amore è per sua natura effusivo, diffusivum, direbbero appunto gli scolastici. Dunque esige, per raggiungere la sua pienezza, la sua perfezione, di espandersi oltre la coppia e raggiungere altri, anch'essi in grado di essere amati e di ricevere e di ricambiare l'amore. Dunque, l'amore, per essere perfetto, è almeno trino. Oltre alla coppia, esige almeno l'esistenza di un terzo che possa essere oggetto e soggetto d'amore anch'egli, il condilectus, il coamato, uno cioè che come il condignus riceve l'amore e a sua volta lo ricambia. Così avviene nella Trinità. Nella Trinità l'amore non soltanto è vero, ma è perfetto, è realizzato in sommo grado perché si realizza non in una diade, ma in una triade. E lo spirito è evidentemente, come voi comprendete, in questa analogia, il condilectus di Dio, il condilectus in Dio, colui che è amato dal Padre come egli ama il Figlio, che è amato dal Figlio come egli è amato dal Padre e che è in grado di ricambiare eternamente questo amore. È il condilectus, il coamato, appunto. Nella consapevolezza che dilectio è un termine latino che significa amore, dunque è sinonimo di amor piuttosto che di caritas. Ecco dunque, vedete, interessante questa proposta teologica di Riccardo già nel contesto della riflessione scolastica, che dunque cerca di individuare le ratione se necessarie, le ragioni di necessità del mistero trinitario e lo fa in modo originale, raccogliendo certamente una intuizione agostiniana, ma poi sviluppandola con accenti inediti. Bisogna dire che questa intuizione è estremamente feconda, non a caso Riccardo di San Vittore ha conosciuto nel corso del secolo passato, il secolo XX, che è stato un periodo di grande Ressusman, ritorno alle fonti, ma anche di grande rinnovamento nel contesto specifico della teologia trinitaria, ha conosciuto in questo secolo una significativa e apprezzabile riscoperta e rivalutazione. Ora, però, desideriamo più esattamente, più precisamente, concentrarci sul pensiero del dottor Angelicus Tommaso d'Aquino, la cui opera, questo però sapete già, si colloca nel secolo successivo, il XIII, il secolo d'oro della scolastica. Tommaso muore nel 1274, mentre appunto stava recandosi al concilio di Lione II, che dopo dovremo considerare, all'età di 49, massimo 50 anni, avendo lasciato incompiuta la sua Summa Theologiae. Tuttavia, per nostra fortuna, la parte dedicata al mistero trinitario che occupava la prima parte della Summa è appunto stata già in precedenza redatta, portando a conclusione un impegno speculativo di Tommaso che lo aveva già visto nell'opera, in tante altre opere dalla giovinezza in poi. Tommaso distingue chiaramente tra ciò che di Dio si può conoscere per via di ragione e ciò che di Dio si può conoscere per via di rivelazione. Egli afferma che l'unità di Dio può essere conosciuta per via razionale e qui elabora, tra l'altro, le famose cinque vie che voi già conoscete avendole studiate,
nei vostri corsi pregressi di filosofia della religione piuttosto che di teodicea e così via. Ecco le cinque vie come strade, percorsi per poter illustrare l'esistenza e al tempo stesso l'unicità di Dio. Ora però invece le persone, la Trinità, quindi l'esistenza di tre persone in Dio, non può essere conosciuta attraverso la via razionale, ma soltanto per via di rivelazione. È Dio stesso che si è rivelato come Trinità. Da qui deriverà nella teologia scolastica, nella teologia tomista, poi riproposta dalla controversistica post-tridentina, e da ultimo nella manualistica a cavallo tra XIX e XX secolo, una rigida separazione tra un trattato De Deo 1, che affronta il mistero dell'unità divina soprattutto in chiave filosofica, e un trattato De Deo Trino, che affronta invece il mistero della Trinità divina in chiave piuttosto biblica, tradizionale, magisteriale, dunque attingendo appunto alle fonti cosiddette della rivelazione, distinzione tra, se volete, artificiosa, che, come abbiamo visto all'inizio del nostro corso, è stata superata, dai nuovi approcci di teologia trinitaria sgorgati nel corso del XX secolo, ma che ha appunto il suo punto di partenza e il suo fondamento primigenio in questa distinzione che Tommaso propone. In secondo luogo, desidero sottolineare di Tommaso la sua definizione di Dio come l'ipsum esse per sé subsistens. Questa la trovate anche nel nostro schema. Dio è l'essere stesso per sé sussistente. Abbiamo già detto qualcosa a questo riguardo quando abbiamo offerto una esegesi teologica di Esodo 3,14, dicendo che la corretta traduzione e dunque la corretta interpretazione del nome tetragrammatico di Dio rivelato sul monte Sinai a Mosè chiama in causa anche Tommaso d'Aquino, e egli infatti, raccogliendo un'eredità che lo precede, e a suo modo, arricchendola e consolidandola, traduce il tetragramma della Bibbia, il tetragramma di Esodo 14, in chiave essenzialista, o se volete ontologista o metafisica. Ecco, secondo la traduzione che Tommaso stesso sposa, Dio si rivelerebbe a Mosè come colui che è, ego eimi o on, nella traduzione greca, ego sum qui sum o ego sum qui est nella traduzione latina, per cui Dio si rivelerebbe come l'essere per eccellenza. Da qui prenderà avvio, l'abbiamo già visto, quella che Etienne Gilson ha definito la metafisica dell'Esodo, cioè un approccio metafisico al mistero di Dio fondato su questa pagina biblica dell'Esodo, di Esodo 3. Dio, insomma, secondo questa lettura, questa esegesi tomista del testo dell'Esodo, che è chiaramente influenzata da un retroterra metafisico ontologico di tipo ellenistico e in modo particolare aristotelico, si presenterebbe come l'essere in modo eccellente e supremo, colui nel quale essere ed essenza si identificano, perché Dio è l'essere e non soltanto possiede l'essere. Egli è l'essere e in quanto tale partecipa l'essere a tutte le cose che sono. Dunque noi esistiamo per partecipazione, in virtù di questa partecipazione graziosa, cioè dovuta alla grazia, all'essere per eccellenza che è Dio stesso. Tutte le cose che sono derivano da Dio per partecipazione in loro essere. In un certo senso, e questo è il secondo aspetto che desidero subito aggiungere, la dottrina della partecipazione, secondo cui le cose che sono partecipano dell'essere divino, perché Dio è essere per eccellenza, egli è essere,
essere, è una rilettura originale del mistero e della dottrina biblica della creazione. Quindi Dio creerebbe, Dio crea partecipando l'essere. Quindi la dottrina della partecipazione consente a Tommaso di rileggere la dottrina biblica della creazione, confermando tra l'altro nella via dell'analogia già seguita da Agostino. Se esiste un rapporto di partecipazione tra il creatore e le creature, perché le creature partecipano dell'essere divino, è possibile stabilire tra le creature e il creatore un'analogia, e cioè cercare di risalire all'essenza divina a partire dall'osservazione del mondo creato. Ecco, come ho già accennato, quando si tratta di individuare un'analogia trinitaria, Tommaso privilegia la via dell'analogia psicologica che Agostino aveva ampiamente sviluppato, ricordate, a partire dal nono libro del suo De Trinitate. Ecco, secondo Tommaso, appunto, la mente umana, in quanto parte eccelsa, eccedente dell'uomo, è ciò in cui si riflette l'immagine divina, è quella più prossima al mistero di Dio. Lo spirito umano è imago trinitatis, proprio nella sua struttura triadica, mente, intelletto, volontà. Abbiamo già visto questo con Agostino, vediamo che Tommaso ripete, ma al tempo stesso arricchisce il discorso agostiniano, partendo appunto dall'idea già agostiniana che la mente umana abbia una struttura triadica perché essa, la mente, svolge due operazioni essenziali, due processioni essenziali, la processione dell'intelletto, del ragionamento, e la processione del desiderio, della volontà. La mente umana appunto ragiona, pensa, e dall'altra parte vuole, desidera, brama. Ecco, queste due attività fondamentali della mente, per cui abbiamo la mente che compie queste due attività, e dunque abbiamo tre elementi in gioco, sono analogicamente riferibili alle due processioni divine. Da una parte la processione di generazione, quella che pone eternamente in esistenza il figlio, il verbo, che è appunto analoga alla processione dell'intelletto, e dall'altra parte la processione perspirazione dello Spirito Santo, che è invece analoga alla processione della volizione, del desiderio. Ovviamente in questa analogia vi sono molti elementi di forza, anzitutto l'idea che appunto il Figlio di Dio, in quanto verbo, secondo il titolo cristologico che gli conferisce il primo capitolo di Giovanni, ha appunto un legame anche verbale strettissimo con il verbo mentale, con il pensiero. Logos significa del resto appunto pensiero, ragionamento. Dunque, se vi è in Dio il ragionamento, il pensiero e la parola, analogamente si potrà riferire a lui il pensiero, il ragionamento e la parola umana. Dall'altra parte, invece, se lo spirito appare, come appunto Agostino ha definito, ha chiarito, come l'amore essenziale, l'amore personale in Dio, l'amore fatto persona, ecco allora che la processione intellettuale, la processione mentale della volizione, del desiderio, della brama, dunque verso un oggetto amato, verso un oggetto d'amore, si addice, sembrerà addirsi in modo particolarmente riuscito, alla persona divina dello Spirito Santo. Ora, del resto, Tommaso nota che le due attività mentali del ragionamento, dell'intelletto e della volizione sono due attività immanenti, cioè restano all'interno della mente. Il pensiero non produce qualcosa al di fuori. Si è prodotto sì qualcosa, ma quello che si è prodotto, dunque l'idea, il ragionamento, il pensato, resta interno alla mente. Ugualmente il desiderio, la brama, l'amore, eccetera, sono sentimenti, emozioni che restano interni all'uomo, che hanno a che fare con l'ambito della sua mente. Così le due processioni eterne,
quella del Figlio e quella dello Spirito, che sono immanenti, cioè restano nell'ambito di una indivisa natura divina. Quindi Dio fa procedere da sé, Dio Padre, il Figlio e lo Spirito, rendendoli partecipi dell'unica indivisa natura divina e dunque senza uscire da quest'unica natura, creando il non divino. Ora però, se è vero che la processione del Figlio è come la processione della parola dalla mente e la processione dello Spirito è come la processione dell'amore dalla mente, è anche vero che l'analogia prosegue in un'altra direzione. Infatti, l'attività intellettuale e l'attività volitiva, entrambi realizzate dalla mente, per quanto siano essenzialmente immanenti, cioè restano dentro la mente, sono anche potenzialmente transitive, perché dall'intelletto scaturisce, può scaturire l'azione pensata, concepita, e dalla volizione può scaturire l'azione desiderata, bravata, e dunque le due attività intellettuali immanenti dell'intellezione del ragionamento e della volontà della volizione sono sempre suscettibili di diventare transitive, cioè di determinare un'azione ad extra, esteriore alla mente che le ha prodotte, un intervento che appunto coinvolge l'uomo nella sua attività in relazione con gli altri. Dunque, così analogamente si può dire di Dio. Le due processioni del Figlio e dello Spirito sono immanenti, dunque si compiono eternamente, da sempre e per sempre, nel seno dell'unica e indivisa Trinità, ma quelle processioni, sono suscettibili di espandersi, di prolungarsi al di fuori di Dio, entrando nel tempo. Ecco allora che dalle due processioni eterne, che sono immanenti, scaturiscono in modo del tutto coerente le due missioni economiche del Figlio e dello Spirito Santo, cioè il loro ingresso nella storia della salvezza. E queste due missioni economiche sono appunto per Tommaso la prosecuzione delle due processioni eterne, a cui aggiungono e descrive un effetto temporale, cioè non sono più attività eterne, ma ormai attività temporali, cioè compiute nel tempo, nella storia, dunque con un inizio e con una fine, caratterizzate dalla legge e dalla logica del prima e del poi. Dunque le missioni temporali sono la prosecuzione storico-salvifica delle missioni eterne, delle processioni eterne. Se vi sono state due processioni eterne, vi sono ecco due missioni temporali. Se le processioni sono due, due sono le missioni. Se il Padre non procede, perché egli è principio, di se stesso, principio non principiato, egli fa procedere da sé, ma egli stesso non procede da alcuno, egli non avrà missione, non ha processione, non avrà missione, mentre le due persone che procedono saranno anche le stesse persone ad essere inviate nel mondo. E come il Padre le ha fatte procedere eternamente da sé, così lo stesso Padre le invierà nella storia della salvezza nelle loro due rispettive missioni. Quali sono queste due missioni, che rappresentano dunque il prolungamento coerente delle due processioni immanenti? Da una parte l'incarnazione, con cui il Verbo si introduce nella storia della salvezza, assumendo carne umana, e dall'altra parte la missione storico-salvifica dello Spirito, che in realtà conserva in Tommaso tratti più indefiniti e che egli definisce e intende come l'inabitazione dello Spirito Santo nelle anime dei giusti. Dunque è questa inabitazione in noi che si realizza a partire dall'evento di Pentecoste. Altro aspetto che desideriamo considerare è la concezione tomista delle relazioni, ma magari la vedremo, vedo che il tempo corre, nella prossima registrazione. Dunque ci resta da vedere in che senso Tommaso concepisce, in che modo egli concepisce le relazioni divine
e questo sarà l'oggetto della nostra prossima registrazione. Grazie intanto per la vostra attenzione.